La spedizione Rai non è stata fortunata per Benedetta Parodi. Non è un mistero che l'avventura domenica in Della delle sorelle Parodi sia stata tutt'altro che entusiasmante e così, a meno di un anno dalla prova a Viale Mazzini, Benedetta Parodi, che della coppia è colei che più ha subito gli effetti dei deludenti ascolti venendo relegata a una piccola rubrica esterna di Cucina Casa dei VIP, tornare al Time, il canale tematico Discovery di cui è diventata volto di riferimento dal 2013. La notizia di un suo rimpatrio circolava da diverse settimane, ventilata già ad aprile dal settimanale Oggi e rimarcata, nelle scorse ore, dal sito davidemaggio.it. Le riprese del programma sarebbe partite a inizio aprile scorso. Benedetta Parodi non ha confermato e continua a mantenere un certo riserbo, ma sui social molti appassionati del programma commentano le sue foto Instagram, invocando il suo ritorno. Lo show, naturalmente, è Back Off Italia, la cui squadra è stata confermata in toto per la prossima stagione. Al fianco di Benedetta Parodi ci saranno i giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. Sembra dunque avviarsi a una fine anticipata l'accordo contrattuale biennale che la conduttrice aveva sottoscritto con la Rai. A quanto pare Benedetta Parodi resterà al servizio di Viale Mazzini solo fino alla fine di questa stagione televisiva. L'avventura della domenica intergata Parodi era iniziata in salita e poco si è fatto per agevolare le due sorelle più note della TV italiana. Dopo la cacciata di Massimo Giletti e della sua Arena, il nuovo progetto della domenica pomeriggio è partito sotto una cattiva luce, bistrattato dall'opinione pubblica e, per di più, penalizzato dalla stabilità granitica della concorrenza di Barbara D'Urso che in questa stagione ha sempre battuto Rai 1 con la sua domenica live. Le difficoltà in termini di ascolti della trasmissione sono dunque diventate oggetto di una facile strumentalizzazione che ha spesso oltrepassato i limiti del semplice giudizio televisivo. L'approccio cordiale ed educato delle sorelle Parodi, in netta contrapposizione con l'approccio della diretta concorrenza, non è stato premiato dal pubblico. Così, dopo pochi mesi, il ruolo di Benedetta Parodi, che inizialmente era presente in studio, è stato radicalmente ridimensionato, fino a far parlare di un'uscita anticipata dal programma, che poi non è avvenuta. Bizzarro che per Cristina Parodi si prefiguri, al contrario, un destino completamente diverso. La conduttrice dovrebbe restare regolarmente in Rai e ottenere addirittura una conferma domenica in, ma solo in parte. In suo soccorso, secondo voci di corridoio, arriverà Mara Venier, che potrebbe fare ritorno nel programma che le ha regalato grandi successi e affetto del pubblico, conducendo la prima e più corposa parte del contenitore domenicale, per poi lasciare spazio proprio alla Parodi. Nelle prossime settimane si capirà se queste indiscrezioni siano prive o meno di fondamento. Chi se ne frega.